Ogni idea che ci passa per la mente è come un seme d'oro, ricco di possibilità e di opportunità. Io sono David Bacavira e vi do il benvenuto a questo nuovo podcast che si chiama Sogni d'oro, come trasformare le idee in successo economico. È un podcast che pretende, che intende e che cercherà di insieme esplorare il potere delle idee, il loro straordinario potenziale. Ragazzi, ma come sapete le idee possono essere effimere, no? Arrivare in un lampo e sparire altrettanto rapidamente. Pertanto in questo podcast analizzeremo il valore di queste idee, il loro potenziale milionario, il loro potenziale trasformatore, sia personale come quello mondiale. A volte ci sono delle idee che sembrano effimere e possono in realtà cambiare il mondo. Ti sei mai chiesto perché alcune idee cambiano il mondo e altre invece svaniscono senza lasciare traccia? Il segreto sta nell'azione, il segreto sta nella capacità di riconoscere un'idea promettente, ecco, valutarla, chiarirla e metterla in pratica prima che qualcun altro lo faccia. E questa è l'altra fregatura. Durante il nostro viaggio, che spero che riusciamo a farlo insieme, parleremo di come trasformare una semplice intuizione in un successo economico e di come un'idea che sembrava inutile o banale possa in realtà rivoluzionare la nostra vita e persino il mondo. Ecco perché il titolo è Sogni d'oro, come trasformare le idee in successo economico. Esploreremo storie di successo, suggerimenti pratici e strategie per coltivare le idee e trasformare in realtà. Che tu sia un imprenditore, un creativo o semplicemente qualcuno alla ricerca di ispirazione, Sogni d'oro ti guiderà attraverso il processo di trasformazione delle tue idee in qualcosa di tangibile e di valore. Preparati a scoprire come ogni idea può essere l'inizio di un sogno che si realizza. Se sei pronto, se sei pronta a fare il passo successivo, a trasformare i tuoi sogni in oro, sei nel posto giusto. Benvenuto, benvenuta, benvenuti a Sogni d'oro. Questo è il vostro amico David Bacavira. Ci auguriamo di poter fare questo percorso insieme. Stiamo giunti.